Alla Camera in discussione il decreto incentivi, ovviamente legato al comparto dell'auto. Si parlerà di rottamazione, ma una rottamazione che la Lega Nord propone anche per le macchine agricole, per i trattori. Onorevole Fugate, questa è in sintesi la vostra proposta? Sì, ci pare giusto estendere le agevolazioni anche al settore agricolo. Noi sappiamo che in questo momento particolare di crisi economica anche il settore agricolo sta risentendo del momento difficile, quindi crediamo che quelle agevolazioni che vengono date a tanti settori possa essere dato anche al settore agricolo. Certo, qualcuno potrà pensare che sarà anche un'agevolazione anche non di gran conto, però il segnale importante di attenzione verso il mondo agricolo deve essere dato e noi proponiamo questa cosa, poi bisognerà vedere se ci saranno gli spazi per farlo provare. Con le proposte emendative del Carroccio sono tante, in sintesi però che cosa propone questo decreto? Un intervento ad hoc, un intervento tampone o si sta anche ripensando proprio a un intervento più organico nel mondo produttivo in una fase di crisi come questa? Questo decreto interviene nel settore auto e nell'indotto, interviene nel settore dei mobili e degli elettrodomestici. Noi crediamo debba essere anche esteso questo intervento. Ci sono settori come per esempio il tessile che stanno vivendo momenti di forte difficoltà. Ora l'intento della Lega è questo, bisognerà vedere se anche l'aspetto tecnico dell'ammissibilità delle proposte passerà. Così come crediamo si debba dare attenzione al mondo delle piccole e medie imprese, che in questo momento c'è un forte problema di liquidità dovuto da una parte alle banche che non erogano il credito e dall'altro alla crisi economica. Quindi estendere l'attenzione verso particolari settori quali il tessile e verso il mondo delle piccole e medie imprese.